Niente, praticamente la gente si è stancata, non si faceva niente e sono scesi tutti giù in rivolta. Perché comunque c'erano minacce, c'erano vi bruciamo viva da parte di questi zingari. E poi oltretutto già l'altro ieri hanno tentato un altro appartamento e oggi giravano in giro con i furgoni per occuparne altri. Con quella geggio lì, che lei vede lì, poi sono intervenuti i carabinieri, hanno calmato un attimino la gente e sono riusciti, che lo stanno liberando. Fanno gli appartamenti, usano quel ragno lì, svuotano gli appartamenti e si infilano dentro. Non va bene, anche perché questi qui sono appartamenti di Aller, ma vanno tutti destinati alla vendita. Siamo stanchi. Almeno sanno che qui non si può, perché ormai li avevano prese sott'occhio. Qui due appartamenti, ma più avanti, l'altro ieri ne stavano sfondando un altro. E non siamo stanchi, ma sono scesi tutti, ragazzi, familiari, c'è gente, cavolo, che qui ha lasciato le loro famiglie per proteggere le case dei loro anziani, perché comunque entrano dentro, ti buttano fuori la roba e entrano dentro. Cioè dopo 4 ore che sono in casa, per la legge non devono più uscire, con la scusa dei bambini. Se noi italiani abbiamo un bambino in casa e occupiamo, arrivano i servizi sociali, ci portano via i figli e danno e ci buttano fuori dalla casa. A questi perché no? Cioè no, non è giusto, cioè hanno fatto bene. Cioè a un certo punto la gente deve difendersi, perché qui non ci saremmo potuti più muovere, perché anche chi acquista, se oggi le occupano l'appartamento, è un disastro, deve fare la denuncia, dopo 4 anni tira fuori questa gente. No, cioè che il comune, che chi di dovere faccia qualcosa, perché noi dobbiamo stare tranquilli. Facciamo sacrifici una vita per comprarci un appartamento e non è giusto questo, assolutamente. C'è stata una grande tensione all'interno del palazzo e questa famiglia ha deciso di lasciare spontaneamente, anche grazie alle forze dell'ordine, l'appartamento che occupava. Questo anche perché in questo momento gli sgomberi da parte della prefettura non possono essere effettuati, perché i minori vanno collocati in strutture dei servizi sociali del comune. In questo caso abbiamo 11 minori e il Comune di Milano non ha disponibilità di spazi. Questo è un assurdo, perché non ci sono spazi per i minori, chiaramente per le famiglie, chiaramente in una situazione di emergenza dobbiamo convivere con questa situazione e al momento non si possono sgomberare le famiglie con minori. Questo fa molto riflettere sul fatto che delle persone occupino soltanto per, diciamo così, inclinazione alla delinquenza e non per reali necessità. Però ringrazio davvero i carabinieri che hanno avuto un'opera di persuasione ma anche poi di diciamo moral suasion anche rispetto alla situazione di tensione che si è verificata, e questa famiglia ha capito che qui non può stare e quindi uscirà da questo appartamento e speriamo che a breve l'appartamento che deve essere messo in vendita possa essere venduto e venga dato a una famiglia che voglia vivere qua con pace e con serenità. Grazie.